primo sì del Consiglio regionale al nuovo piano dei rifiuti, che dunque adesso è stato adottato. Comincia la fase di raccolta delle osservazioni, che durerà 2 mesi, e poi il piano potrà essere definitivamente approvato. Ma quali sono i suoi obiettivi e quali le scelte che lo caratterizzano? E cosa hanno detto le opposizioni? Perché 2 consiglieri del PD della Costa non hanno votato? Spiegheremo i contenuti del provvedimento e ascolteremo tutte le posizioni. Il futuro del piano, atteso da molti anni, ormai è sollecitato con forza negli ultimi giorni dalle categorie economiche, si intreccia con le scelte per la multiutility dei servizi della Toscana centrale. Sullo sfondo del dibattito più generale si è parlato anche di questo. Durante l'ultima seduta, che è stata in grandissima parte, come è comprensibile, dedicata al piano dei rifiuti, è stato approvato anche il bilancio consolidato, ovvero l'insieme dei risultati finanziari della regione e di enti e società considerati rilevanti. Parleremo poi di alcune delle iniziative che sono state presentate o si sono svolte qui a Palazzo del Pegaso. C'è stato anche un giorno di lutto per il Consiglio ed è stato quello dei funerali dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. A Roma c'erano i Presidenti dell'Assemblea Mazzeo e della Giunta Giani. La mia presenza non è solo un dovere istituzionale, ma un gesto di gratitudine verso un Presidente che ha amato il nostro Paese e l'ha guidato fuori da una delle più grandi crisi della storia recente, ha detto Antonio Mazzeo. Mercoledì sera, come abbiamo visto e sentito subito nei nostri telegiornali, il piano dei rifiuti è stato adottato dal Consiglio regionale, il che non significa approvato. Ci vorranno infatti 2 mesi per le eventuali osservazioni e un altro passaggio in aula per il dibattito e il voto per l'approvazione. Non mancheranno nuove tensioni, ci saranno ulteriori aggiustamenti, saranno necessari altri chiarimenti, ma il piano, tanto atteso, invocato con forza dalle categorie economiche, ora c'è davvero e il Presidente della Giunta ne va orgoglioso, sottolineando alla nostra trasmissione un aspetto particolare. Proprio la partecipazione e il senso di rivoltare l'impostazione per cui con un piano si impongono degli impianti dei rifiuti e invece noi vogliamo che proprio le proposte che vengono dal basso, comuni, enti di gestione, gli impianti dei rifiuti vengano a essere fatti laddove c'è un clima per cui un comune, magari con l'obiettivo anche di ricavare risorse, decide di fare impianti dei rifiuti. E ci sono lezioni in Toscana, pensate al comune di Peccioli che con i rifiuti hanno costruito il loro sviluppo, la loro qualità ambientale, la loro qualità culturale. Quindi ecco, partire dal basso invece di partire dall'alto, quanto sia una visione di modernità. Tutto questo in un piano dei rifiuti che naturalmente già prevede gli stimoli a queste localizzazioni, ma non deve essere il piano a prevederli, perché la localizzazione nasce invece alla fine del processo, quando una proposta che viene da un comune e da un ente di gestione, vediamo, ha le condizioni sociali per essere poi tradotta in impianto. Di tutt'altro avviso le opposizioni, Fratelli d'Italia addirittura presenta una pregiudiziale all'inizio, chiede che non si proceda perché il piano, secondo il documento, non è adeguato al fabbisogno, soprattutto nell'ambito della Toscana centrale. Istanza respinta, si procede al dibattito e al voto per l'adozione, ma le critiche naturalmente restano. È un piano dei rifiuti che in realtà non risolverà il problema degli impianti nella nostra regione, perché la volontà dell'assessore di portare avanti parallelamente al piano la manifestazione di interessi sugli impianti ha dimostrato che ad oggi neanche la metà di quegli impianti che erano stati prospettati, compreso quello fondamentale di Empoli per quanto riguarda lato centro, saranno realizzati. Quindi questo è il punto fondamentale che poi andrà a incidere anche indirettamente sulle tasche dei cittadini e sulle tariffe, ma soprattutto andrà a incidere su quello che è il flusso dei rifiuti sul nostro territorio, perché non è proporzionato chiaramente il sistema degli impianti previsto, perlomeno fino ad oggi, rispetto a quello che è la produzione che ogni ambito territoriale ha dei rifiuti. Possiamo sintetizzare il piano dei rifiuti
e dell'economia circolare in pochi punti. Primo, abbandono progressivo ma accelerato del conferimento in discarica, che oggi supera ancora il 30%. L'obiettivo è scendere addirittura al 10% entro i prossimi 5 anni. Per farlo però, visto che produciamo tanti, troppi rifiuti, più di 600 kg a testa, bisogna costruire impianti che sono innovativi, ma che possono creare malcontento sui territori. Il piano ne prevede 18 e non prescrive dove dovranno essere collocati. Se ne parlerà evidentemente dopo l'approvazione definitiva. Certo è che per l'autosufficienza dell'ambito Toscana Centro, Firenze, Prato, Pistoia ne serve un altro di impianti in quest'area. L'ipotesi Empoli è stata definitivamente abbandonata. C'è da capire cosa potrà succedere, se insomma si penserà a costruire un nuovo impianto oppure rispolverare l'ipotesi di Case Passerini a Sesto Fiorentino, ipotesi improbabile comunque, oppure ancora si penserà di trasferire i rifiuti a Peccioli, dove di impianti se ne sta realizzando uno di ultima generazione, un digestore anaerobico senza fiamma. In questo caso però la Costa si farebbe carico dei rifiuti del centro della regione, di cui un'evidente tensione politica anche nel PD, con due consiglieri della Costa, Pieroni e Anselmi, che non hanno partecipato alla votazione. Nella commissione ambiente ci sarà il tempo per un nuovo confronto, che intanto però riparte nelle stanze dei partiti. Vediamo ora com'è andato il dibattito in aula. Dalla maggioranza arrivano commenti molto positivi su questo piano dei rifiuti. Il capogruppo del PD Ceccarelli non nasconde il fatto che sia necessario un ulteriore approfondimento, parla però di piano importante e necessario. È un piano che è nato lungo un percorso partecipato da parte dell'assessorato, ma anche uno straordinario lavoro è stato fatto dalla commissione consiliare, che ha audito veramente tantissimi soggetti interessati, e tantissimi sono i soggetti, sindacati, categorie, istituzioni che sollecitano appunto l'adozione di questo piano per poi andare avanti e proseguire nel confronto, nella discussione, per arrivare a migliorarlo ancora prima dell'approvazione, anche vedendo quelle che saranno le osservazioni che verranno presentate. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa. Parole di sostegno anche dalla Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale all'organismo, questo che ha dibattuto a lungo dei contenuti del piano e alla fine ha dato il via libera alla sua presentazione. Adesso, a Regionando, preannuncia il cammino proprio in seno alla Commissione. Vogliamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti, perché a seconda di quante e quali osservazioni arriveranno significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interessi e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2030. Quindi insomma è lontano. Come dicevamo all'inizio dei lavori, da Fratelli d'Italia era arrivata una pregiudiziale per non procedere al dibattito e all'adozione. Dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termovalorizzatore di Case Passerini, lato centro, che è quello dell'area metropolitana, si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti che vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa. Questa è una situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema. Non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti, non dice quasi nulla sulla riduzione, che è il vero obiettivo, e sul riciclo dei rifiuti. Si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte da parte degli operatori privati e pubblici, il famoso bando, ma di queste 39 solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte, il che vuol dire evidentemente che manca in Toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il Presidente della Giunta e l'assessora Monni replicano in aula che l'importante è comunque che ci sia l'autosufficienza regionale. Poi però nel dibattito arrivano anche altre critiche dalle opposizioni. Ci sono richieste di cambiamenti che sono scritte nei documenti che vengono presentati, ma tutti bocciati. La strada potrebbe riaprirsi, come sentivamo però durante i lavori in commissione, e questo un po' raffredda gli animi. Anche i consiglieri PD che non partecipano al voto, Pieroni, Anselmi, evidentemente
sperano che qualcosa cambi in un secondo momento. Intanto il piano incassa il sostegno di Italia Viva, tornata con due consiglieri. Sguanci è rientrato dopo il passaggio di poche settimane a Forza Italia. Ma Italia Viva è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare, che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale, dove territori importanti come Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina, che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla. Il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo 3 anni, che era un impegno di legislatura, che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Giani e in questo caso all'assessora Monni. Le critiche delle opposizioni di centrodestra sono dure, i consiglieri parlano di un non piano i cui costi, lo abbiamo sentito, ricarrebbero poi nelle tasche dei cittadini. Ma le spinte che ci sono dalle categorie economiche, cosa rispondete? Se è vero che c'è anche una necessità di accelerare i tempi perché la Toscana riscontra un gap impiantistico assolutamente grave, in particolar modo lato centro, che è sotto gli occhi di tutti in questi giorni, è anche vero, come ho messo in evidenza, che la procedura che prevede l'approvazione del piano con una fase di adozione, le osservazioni e poi l'approvazione definitiva, laddove in sede di osservazioni il piano fosse largamente stravolto, tornerebbe indietro in sede di adozione. Quindi questo ci potrebbe far perdere ulteriore tempo. Poi che dire del piano? Il piano è un piano, come dire, che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione, nascondendosi un po' dietro le norme, ma in realtà a nostro avviso, come ho detto in aula, l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ATO, per dare una direzione che servisse anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti si ritrova a casa. La questione inevitabilmente si intreccia con quella della nuova multi-utility dei servizi e l'ipotesi per ora bocciata di una sua quotazione in borsa. Ma di questa quotazione che pensa il centrodestra, che pensa il capogruppo di Fratelli d'Italia? Non ne deve rispondere Francesco Torselli alla quotazione in borsa, perché Francesco Torselli non è un manager pubblico, è un politico eletto da dei cittadini che ha il compito di scegliere il miglior manager pubblico possibile da mettere nella multi-utility, che deciderà se la quotazione in borsa è fondamentale, necessaria o inutile. I manager che saranno chiamati a gestire la società. Da Forza Italia arrivano forti perplessità riguardo soprattutto al tema già dibattuto della non autosufficienza dell'area centrale della Toscana. Forti critiche anche dal Movimento 5 Stelle, la capogruppo sottolinea quello che a suo giudizio è un paradosso. È un rovesciamento completo, invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta, rifiuti, ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti, come per esempio il gassificatore di Empoli, che è stato respinto dalla popolazione, che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma, probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente o addirittura un peggioramento, perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi-utility. Del piano qualche ora dopo ha parlato anche il presidente del Consiglio regionale, che mercoledì era assente per ragioni personali.
conferma tuttavia alcune perplessità che erano emerse anche all'interno del Partito Democratico. Noi non possiamo pensare, come ha detto il collega Pieroni, come ha detto il sindaco di Livorno Salvetti, che ci sia un pezzo di Toscana che produce ed un pezzo di Toscana che smaltisce. Ci deve essere un equilibrio di ambito. È vero, questa è una manifestazione di interessi che non prevede localizzazioni. Però nel caso in cui c'è ancora questa differenza, cioè il lato centrale non è in grado di saper fare proposte di impianti perché le imprese non le fanno, io penso che la Giunta dovrebbe prendersi carico di ridurre questa disuguaglianza e di cercare di costruire le condizioni perché la Toscana viaggi tutti insieme. Credo che su questo il Presidente Gianni si sia preso un impegno importante, ho grande fiducia nella sua capacità di sintesi. Il Consiglio, come abbiamo anticipato, ha votato anche il bilancio consolidato, una questione che apparentemente è tecnica, ma in realtà è di grande importanza. Sì, perché il consolidato ci parla di una situazione finanziaria ed economica della Regione Toscana e di tutti gli enti in qualche modo controllati, partecipati, delle società in house, di questa galassia complessiva capo all'ente Regione. È un bilancio positivo, il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della capofila che è l'ente Regione Toscana. Al commento positivo della maggioranza si contrappone il giudizio fortemente critico delle opposizioni. C'è un risultato formalmente positivo, ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera dell'aggruppamento, negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate, vedi l'operazione di Fidi Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le Terme di Montecatini, di cui la Regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni, vedi Firenze Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X. L'ultima in ordine di tempo è la fondazione del Museo Pecci, a cui la Regione Toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro, perché la gestione complessiva segna un segno meno negativo e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori. Come avevamo annunciato la scorsa settimana, il Consiglio regionale si è espresso sul referendum per la fusione tra i comuni di Laiatico e di Peccioli. In quel caso, se vincessero i sì, nascerebbe il nuovo comune di Alta Valdera. Sono favorevoli i 28 consiglieri presenti di maggioranza del centrodestra. C'è un voto contrario, tuttavia, del Movimento 5 Stelle. Tra pochi giorni sapremo anche la data, in tempi stretti comunque, visto che in primavera si voterà in entrambi i comuni. Ma la fusione, assicura il presidente Gianni, si farà solo se vinceranno i sì in entrambi i comuni e quindi non solo in uno di essi. Durante la seduta sono stati anche formalizzati i nomi di Silvia Noferi, Anna Paris e Andrea Vannucci per l'Osservatorio regionale sulle dipendenze da gioco. Vannucci è stato indicato come presidente, tra gli esperti invece sono stati indicati Arcangelo Alfano, Sabrina Molinaro e Franca Tani. Infine, uno sguardo alle isole, ai collegamenti con le isole. Il nuovo bando per questi collegamenti con l'arcipelago toscano uscirà entro dicembre 2024. Intanto, dice l'assessore Baccelli, rispondendo al portavoce dell'opposizione Landi, Toremar ha assolto tutti gli impegni previsti dal contratto. Dal 3 al 7 ottobre a San Giovanni Valdarno si svolge la 41esima edizione di Valdarno Cinema Film Festival, manifestazione internazionale di cinema che negli anni ha assunto sempre maggiore importanza. È stata presentata qui in Consiglio regionale. Domenica 8 ottobre invece ci sarà la Casentino Bike, arrivata alla 30esima edizione con tre percorsi, il Marathon 64 km, la Gran Fondo 54, ma c'è anche una manifestazione non competitiva da 25 km il giorno prima, sabato 7, escursione in e-bike, tutto nella splendida cornice del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Giovedì invece qui a Palazzo del Pegaso c'è stata la Stakeholder Consultation, la consultazione dei soggetti interessati sul report annuale delle politiche di concorrenza europee. Il relatore nel Comitato delle Regioni sarà proprio il presidente Mazzeo. Ho sempre detto che volevo essere la voce della Toscana.
nel Comitato delle Regioni, in Europa, e per questo ho voluto confrontarmi con gli stakeholder del territorio, con chi ogni giorno questi temi li vive, con le imprese, con i sindacati. A loro va il grazie. Grazie per i suggerimenti e gli spunti che mi stanno e ci stanno dando. La stessa iniziativa l'avevo fatta a livello europeo. A me piace costruire pareri, risoluzioni che partano dalle istanze delle imprese e dei cittadini. Il tema della concorrenza è un tema difficile, che sembra lontano dalle vite delle persone. Invece voglio dire alle cittadine e ai cittadini toscani che è un tema della nostra vita, perché se uno Stato europeo ha più margini, più possibilità di concedere aiuti di Stato, vuol dire che un'impresa che compete con una nostra impresa sul territorio può essere favorita. Proprio il Consiglio regionale della Toscana ha una commissione permanente sulle politiche europee che da tempo opera su queste tematiche. Sicuramente il tema della concorrenza è un tema che attraversa tantissimi ambiti della nostra vita economica e anche produttiva, e sicuramente, insomma, quelle cose che sono emerse nel corso il dibattito saranno utili al Presidente Mazzeo, ma anche alle attività che cercheremo di portare avanti ancora di più, con ancora maggiore determinazione, sia all'interno della Commissione Europa e, come sicuramente avrà detto la Presidente Bugetti, anche in seno della seconda Commissione. Sono momenti di confronto e d'ascolto assolutamente fondamentali, è un tratto caratterizzante anche di questa legislatura, e su questo noi continueremo a lavorare e a impegnarci. Oggi vi salutiamo con queste immagini della mostra Visioni Libere, visitabile fino al 7 ottobre a Firenze nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo del Pegaso. Con tanti scatti davvero suggestivi, vuole celebrare i 33 anni dalla nascita del Photo Club Firenze. L'appuntamento con Regionando invece è per venerdì prossimo 6 ottobre alle 21:10, subito dopo il nostro TG della sera.